Oggi lei ha presentato un'interrogazione a Nordio per quanto riguarda il risarcimento per la detenzione non ingiusta, esattamente. Come pensa che verrà accolta questa sua interrogazione, questa sua richiesta e dove vorrebbe arrivare, cioè quale sarebbe l'obiettivo? Beh, insomma, il ministro Nordio ha tutto il mio rispetto, è una persona, è un professionista estremamente competente e quindi io ritengo che su un tema del genere non mi si possa dire di no. L'ingiusta detenzione, privare della libertà personale un essere umano è già qualcosa di terribile. Spesso vengono privati della libertà per, dicevamo prima, cosiddetti reati minori e quindi si potrebbe evitare laddove addirittura si scopre a distanza di anni che si è stati detenuti magari per 20-30 anni da innocenti, credo che sia la cosa peggiore che si possa immaginare, si ha diritto ad un risarcimento. E anche nei casi in cui non è possibile trovare la quadra, perché poi esistono mille, mille situazioni, comunque io sono stato privato della mia libertà e devo essere assolutamente risarcito. Il valore della vita umana va al di sopra di tutto e troppo spesso viene dimenticato quando si parla della vita di qualcun altro.